Le persone dovrebbero scegliere loro il momento opportuno di starsene a casa. Infatti, oggigiorno mi ritrovo a passeggiare per strada e a vedere tante persone che, come me, sono a casa. Persone ancora più giovani di me, che incontrandole sono in pensione. Beh, diciamo, io sono stato espulso a 46 anni e mezzo circa, ecco. E mi sono trovato, mio malgrado, a fare il pensionato dal 1 gennaio 1992. Prima del prepensionamento c'è stata la cassa integrazione, quindi già alla fine del 90, se dico bene, sono stati dei mesi tremendi. Perché un conto è andare in pensione quando uno va, ma che ti mandino prima, nella maturità o cose del genere, quello lì non mandava giù. Solo 5 o 6 anni fa era difficile prevedere che un settore ad alto tasso di sviluppo, come quello dell'informatica, sarebbe stato colpito da una crisi così pesante e complessa. Da oltre un anno, più di 2.000 persone, dipendenti della Olivetti di Ivrea e di altre aziende della zona, affrontano la realtà quotidiana in un ruolo, quello del prepensionato, che in molti auspicavano dover vivere molto tempo più avanti. Tuttavia, questa è oggi una condizione che in Italia è condivisa da più di 400.000 persone, lavoratori di tutti i settori produttivi, costretti negli ultimi anni a stare a casa prima del tempo. Ma chi è? Cosa fa? E che tipo di vita conduce questa nuova figura sociale, probabilmente desiderosa di essere attiva, nonostante questa realtà tenda a emarginarla perché non più produttiva? A Ivrea e nel Canavese, in un'area di peculiari tradizioni culturali e industriali, molte di queste persone hanno elevate competenze professionali. Sono diplomati e laureati, operai specializzati e tecnici con un percorso aziendale ricco di esperienze. Per capire cosa significhi essere in pensione a 45 e 50 anni, abbiamo incontrato e dato voce a donne e uomini, prima dipendenti della Olivetti di Ivrea e oggi prepensionati. Per me è stato traumatico, veramente, perché niente, mi sono trovata a casa. All'inizio mi è andata ancora bene, mi sembrava di essere in vacanza, poi dopo ho reagito un po' male perché mi sembrava proprio di essere stata messa da parte, poi anche nell'insicurezza, anche il problema finanziario, perché le pensioni sono quelle che sono. E io ho solo fatto 30 anni, praticamente mi sarebbe piaciuto rimanere fino ai 35 anni, in modo da avere anche qualcosa di più. Comunque non è bello essere, non dico, ma quasi obbligati a stare a casa, vista la situazione in cui la ditta si trovava, ecco. Il fatto di essere mio marito in pensione e io ancora stando a casa, due pensioni, non proprio due figli da mantenere, la figlia disoccupata, il figlio che studia tuttora, sono quelle cose che purtroppo mi portavano a pensare e anche a star male. A parte che il mio lavoro a me piaceva moltissimo, piaceva anche il fatto di essere, cioè, di comunicare con gli altri, il che questo non succede a casa, facendo la casalinga, e neanche uno deve uscire, deve trovarsi con delle persone per poter, invece lì era tutta un'altra cosa, infatti mi è mancato tantissimo per questo. Dio, non era tutto, perché anche i miei figli, tutto l'insieme. Mi sentivo, dico, ma cosa faccio se mi alzo? Faccio i miei lavori di casa e poi? Sembrava proprio inutile. E dove il computer? Beh, ho vissuto quell'anno
con una certa angoscia. Innanzitutto per quanto riguarda il primo periodo in cui i dipendenti, molti dipendenti venivano messi in cassa integrazione, si viveva appunto con il terrore di entrare in questo numero, e quindi ogni volta che il personale decideva di chiamare persone per la cassa integrazione si viveva proprio momenti di terrore, perché il timore di essere posti in cassa integrazione era grosso, perché sappiamo che con dei carichi di famiglia e un milione al mese circa la vita sarebbe diventata estremamente difficile. Con i colleghi ormai si era instaurato un rapporto di conflitto, proprio perché c'era in aria questo sentore che l'azienda avrebbe lasciato cassa integrazione, avrebbe fatto scelte con i criteri non ben chiari a noi, e quindi c'era un conflitto tra di noi, un continuare prendersi il lavoro l'un con l'altro, proprio per questo dimostrare che sei importante, che sei indispensabile, che quindi devi rimanere tu e non il tuo collega. Quindi io personalmente, che ho lavorato quasi 30 anni, quando mi hanno detto che avevo quasi 30 anni, che avevo 30 anni esatti, sono stata molto molto felice di poter uscire da quella situazione. Prima ero in cassa integrazione, poi sono entrato nel numero a cui ha concesso il prepensionamento. Ho avuto circa 2 anni a dia buono e con 58 anni sono andato in pensione anziché 60. Proprio all'impressione che si giocasse sulla nostra pelle, ero tutto lì. Quindi avvilito, e quindi guardavo anche con rabbia i miei colleghi che andavano a lavorare, e quindi ho sofferto abbastanza, perché con l'aiuto dei figli e della moglie. Ma che cosa l'ha avvilito di più, il fatto di essere messa da parte? Cioè di non aver potuto dare ancora un po' di esperienza di quello che avevo. Come dire, tu hai chiuso qua, chiudiamo il rubinetto, non se ne parla più. Via, entra un altro, tutto lì. Adesso devo trovarmi un'alternativa per fare le 24 ore, tutto lì. Sembrava quasi di essere un peso alla famiglia. Non tanto per i guadagni inferiori, ma il papà è a casa da mattino a sera, fai così. Mentre prima mi vedevano la sera, magari arrabbiato, perché... Però niente, ero a posto con la mia coscienza, avevo fatto il mio lavoro, tutto lì. Adesso ormai sono cose passate, posto per me. Avete ancora domande a farmi? No. Sono stato assunto nel 1961 come operaio qualificato. Nel 1963 mi sono iscritto a un corso serale da perito industriale e mi sono diplomato nel 1969. Nel 1970 mi hanno dato la qualifica da impiegato e ho lavorato per parecchi anni nel settore dell'ingegneria meccanica. Nel frattempo io ero molto appassionato di letteratura e volevo coronare così una mia vecchia idea, che era quella così di studiare lettere, in quanto da ragazzo non avevo potuto, ero stato costretto dopo 10 anni di collegio a fare una scuola professionale. E io proprio in quel periodo fui messo in un settore di scrittura tecnica, i cosiddetti technical writer, che erano quelli addetti alla stesura di manuali tecnici. Io sono riuscito a mettere insieme i miei studi, seppure letterari, con questo tipo di lavoro. Chiaramente mi sono trovato un po' tardi, però diciamo 45 anni e mezzo ero laureato e ovviamente mi aspettavo un minimo di crescita, no? Con la crisi dell'Olivetti sono successi gli avvenimenti che tutti sanno, e il 24 giugno del 1991 sono stato messo a cassa integrazione, anche perché hanno scoperto che, pur non essendo vecchissimo, avevo comunque l'anzianità.
e mi sono fatto comunque 6 mesi di cassa integrazione, e quindi diciamo al limite dei 47 anni mi sono trovato prepensionato, no? Con tutta una serie, se vogliamo, di know-how, di preparazione e anche di impegno mio. Tutto sommato io contavo anche molto su questi sacrifici, anche perché prevedevo per me al minimo un altro decennio. Tra l'altro credo che sarei stato anche utile all'azienda. No, problemi no, è stata una sensazione bellissima il fatto di alzarmi al mattino e gestirmi la giornata a mio piacimento, una cosa che non ero mai riuscita a fare, insomma lavorando tutta la settimana, il sabato e la domenica erano giorni di fatica, poi ancora ormai i bimbi sono cresciuti, ma quando i bimbi erano proprio bimbi era ancora più faticoso. Quindi lo stare a casa è stato piacevolissimo, veramente, ecco, la cosa più bella, la sensazione più bella è stato poter dire: bene, sono a casa, ora faccio questo se ne ho voglia, altrimenti posso anche andare a spasso, perché sono libera della scelta, libera della mia giornata, ecco, non ho obblighi, è bellissimo. Essere mandato in prepensionamento a quest'età va bene così, a uno come me o che ha degli hobby e li può fare così. Poi in un paesino non ci sono tanti problemi, mentre in città se uno vive in un condominio e non ha niente, nessun hobby, trova anche lungo. Io mi sono adattato benissimo, non ho avuto nessun problema né di smarrimento né di cambiamento dalla fabbrica a casa. Anche tutti i miei amici che sono andati in pensione sono tutti impegnati così nei loro lavori. Uno volendo non c'ha neanche un'ora da stare che non sa cosa fare. Al subito la mia reazione è stata di profonda amarezza, di profondo rammarico, perché non credo che onestamente a questa età uno debba poi pensare di riempire la propria vita con gli hobby. Quindi io credo che bisognerà in qualche modo dare una risposta a questo. Beh, certo che quando si dice che una persona come me esce dall'azienda serenamente non vuol dire che fa salti di gioia, perché è chiaramente una messa un po' in archivio della persona da un punto di vista dell'impegno, diciamo, lavorativo. Ci sono esperienze che sono praticamente state gettate via. Mi chiedo se in futuro, quando mi auguro l'azienda potrà riprendere lo sviluppo, se è così facile ricostituire delle esperienze, diciamo, trentennali, tra virgolette, come quelle che poco tempo prima aveva abbandonato. In definitiva, questo è uno degli aspetti negativi della situazione. D'altra parte, lo sappiamo bene che siamo costretti a volte, o spesso, nella vita a scegliere il male minore.